Buongiorno, lei è? Diego. Diego, buongiorno, lei è il pilota del team? Staff. Ok, che categoria corre? Mangiadoi, Junior A. Una schifo categoria, beh, buono. Buono. Ma con la schifo già. Come si sente in questa pista di Rossano? Bene. Si trova bene? Sì. Sì? E benvenuti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente si torna in pista. Siamo venuti a Rozzano insieme ai nostri amici del Pif Paf a provare la nostra nuova ma usata bestiolina. E abbiamo già fatto qualche turno e dobbiamo trovare fine. Stiamo regolando un po' le sospensioni perché erano tarate sul vecchio proprietario. Abbiamo un po' di difficoltà. La pista è bellissima, pista piccola, molto tecnica e un sacco di cambi di direzione, tornanti, bene, bene, molto divertente. Per mettere alla prova anche un po' il motore, che dobbiamo farci un po' di rodaggio, questa pista viene benissimo. Che dire, e niente, dai, andiamo in pista e proviamo un po' questa nuova moto qui. Ok, abbiamo finito un altro turno, abbiamo regolato un po' le sospensioni, qua il boss ha girato con la nostra moto, l'ha provata. Oh, recensioni! Recensioni, ha fatto 48,1, 19,5. Come si fa? Come fai a vedere i tempi? Memme. Hai fatto 41,50. Il migliore. Vado io sto qua. Adesso non ci riesco a andare. Adesso va? Cosa c'aveva? C'aveva sopra ancora la gommina destra che non la pulivi, perché con i due giri partivo dappertutto. È vero? Ah, io ti ho visto, infatti io dicevo, ma guarda che anche lui fa più. Adesso non parte più. Non parte più. Posto, risolta. Madonna. 100 euro. Sei troppo un top. È perfetto sta moto. Ok, riprendiamo da qua. Il boss ci ha detto che la moto va benissimo, io l'ho provata, mi ci sono divertito un sacco, ho un po' di problemi sulla piega a destra e purtroppo è sempre stato un po' il mio limite questa piega a destra qua e continua a esserlo. Per il resto la moto è ottima, 2-3 giri per assestarsi, poi è divertentissimo. Adesso ci riposiamo, regoliamo ancora un po' qualcosina davanti perché Andrea ha toccato per regolarsi per il suo peso, ora controlliamo un po' se a noi va bene e niente, rientriamo che dobbiamo macinare chilometri e chilometri per trovare il feeling con la moto.
Ok amici, purtroppo data la fretta di dover tornare a casa perché stasera si va a lavorare, il video di chiusura della giornata lo facciamo dalla macchina, così recuperiamo un po' di tempo. Tiriamo un po' giù due conclusioni. Beh, la moto, come ha detto anche Andrea, la moto va bene, non ha nessun tipo di problema, i problemi li abbiamo come sempre noi che non riusciamo, diciamo che non riusciamo a piegare a destra. Ora non so se è un perché ho un problema io mio che non riesco ad andare bene ad appoggiarmi a destra e quindi entro sempre troppo piano, cosa che invece a sinistra non succede perché entriamo sempre belli con la velocità giusta, belli in appoggio sul ginocchio. E vabbè, al massimo lavoreremo su questo, su questo aspetto qui. La pista, pista big kart di Rozzano, una bella pista, piccolina, niente di eclatante, niente di grosso, niente ai livelli di Ottobiano o Sette Laghi o altre piste del genere, però una bella pista, molto divertente e molto allenante, perché comunque sia c'è un sacco di cambi di direzione e quindi si lavora tanto sulle gambe. Bene, bella, è stata una bellissima giornata. Alla fine Andre ci aveva stimato un tempo che purtroppo non è arrivato. Siamo riusciti a trovare comunque una quadra con le sospensioni, forse ci sarà ancora da ritoccare qualcosina, ma tanto poi di pista in pista cambiano, però già comunque la moto incominciamo a sentircela un pochettino più nostra. Ebbene dai, adesso andiamo a casa, non la scarichiamo neanche dal carrello, perché in settimana andremo a farci una bella bancata per vedere quanti cavalli fa il nostro motore. E già che siamo lì verifichiamo una cosina, perché abbiamo notato che la variante alta, non so se anche quelle prima tipo la Evo, la Evo Plus, di sicuramente l'arrabbiata no, perché è passata a Maselli e Maselli ha passato a un attacco assiale sui piedini della forcella, mentre la Mupo ancora c'è direttamente l'attacco radiale. Abbiamo visto che la gomma davanti non è centrata in mezzo alle forcelle, e già che andiamo a fare una prova al banco diamo anche una controllata che le due gomme siano allineate, così non fosse troviamo una soluzione per risolvere questo problemino qui. Niente, alla fine siamo contenti, sono contento, la giornata è andata bene. Io ti ringrazio e ti do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, se ancora non sei iscritto, iscriviti, perché quest'anno ne vedremo delle belle. Ciao!